Il ritmo della natura mi pacifica con il mondo. Da quassù tutto ha un colore, un sapore, un odore che non hanno eguali. Capisco perché Emanuele e Chiara abbiano scelto questa vita. Dove io vedo sforzi, rinunce, condizioni sfavorevoli, loro vedono libertà e la libertà è impagabile. Devo ammettere che l'idea di questo rifugio familiare la consideravo folle e gliel'avevo anche detto. E invece, come ai tempi del liceo, aveva ragione lui. Io sono qui che parlo da solo, guardando il panorama e respirando a pieni polmoni più che posso, prima di rigettarmi a capofitto nella mia solita vita. E loro sono al lavoro praticamente sempre, in tutte le condizioni. E non ho mai visto una famiglia così felice e realizzata. Mi sono divertito un sacco a dargli una mano a dare da mangiare alle mucche, a controllare i conti perché fossero in ordine, a incontrare fornitori per decidere il menù della stagione che sta per iniziare e a provare tutti gli amari che Chiara ed Emanuele hanno prodotto. Ogni anno qui migliora tutto. È un posto che davvero si può chiamare casa. Ieri sera, mentre ripercorrevamo le goliardate dell'anno della maturità, mi sono ricordato di tutte le strategie che mettevamo in scena con la classe per interrompere le lezioni a scuola. Fabio che si presenta con un vaso di vermi e li libera nella quinta D. Alice che pensa di allagare il bagno, ma poi ci ripensa e corre con le amiche a chiudere i rubinetti. Gli infiniti scioperi per i termosifoni spenti. Che poi mica faceva così freddo. Noi pensavamo a cosa fare fuori. Emanuele invece pensava a come impiegare bene il suo e il nostro tempo. Proponeva corsi di poesia, incontri con personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Scriveva accurate lettere al preside perché ci permettesse di usare il liceo al pomeriggio per imparare la manualità di certi mestieri in disuso. Grazie a lui so almeno cambiare una lampadina. È sempre stato una forza e da quando ha incontrato Chiara lo è ancora di più. Perché con la sua affabilità, con il senso pratico e il sorriso sulle labbra, Chiara ha dato ascolto a tutti i sogni di Emanuele ed è riuscita a dare forma a ciò che lui desiderava: vivere in armonia con la natura. Oggi sorrido mentre vedo tutta questa bellezza. Un rifugio accogliente accanto a una casa che sembra uscita da un'altra epoca. Con il camino, l'arredo in legno, le tende colorate, una stanza per il divertimento di tutta la famiglia. Quando non c'è da correre dietro agli ospiti o a tutte le faccende del rifugio. Mi spiace proprio partire oggi. È stato uno stop rigenerante per tutti. Anche per Filippo, che ormai è adolescente e, come tutti gli adolescenti, se lo sposti dal suo luogo sicuro, sbraita. Incredibile come sia stato entusiasta di collaborare con i figli di Emanuele. Quasi non riconoscevo mio figlio. Ah, sei qui, Gianni. Emanuele è sceso un attimo in paese a recuperare un ordine. Tornerà tra poco. Chiara, ciao. Mi stavo godendo l'ultima vista da questo balcone. Ma caro, qui puoi tornare quando vuoi. Sai che per te un posto c'è sempre. Grazie, Chiara. Siamo stati davvero bene. E sai che per me passare un po' di tempo con la vostra famiglia è sempre rigenerante. Evidentemente capiti sempre in periodi buoni. A volte qui c'è solo da darsela a gambe. Anzi, grazie per averci aiutato a rimettere a posto la contabilità. Sai che Emma è testone, vuole fare tutto da solo, ma a volte è impossibile. Lo so, ma mi fa piacere. Sai che alla fine io non riesco a stare tanto lontano dai numeri. E i ragazzi? Sono con il nostro collaboratore Alfredo, che sta mostrando a tutti la nuova moto slitta. Ecco, quando farà freddo e ci sarà molta neve, mi piacerebbe proprio provare a farci un giro. Andata! Abbiamo ancora un po' di tempo per farci la mano. A quanto pare questo è un modello super accessoriato, ma non chiedermi di più. Senti, invece approfitto del momento per farti una domanda. Parlando con Emanuele, mi pare di aver capito che non avete ancora un'assicurazione per gli eventi atmosferici. Sì, continuiamo a girarci intorno, ne parliamo da un po', ma non abbiamo ancora preso una decisione. O meglio, io sì, ma non devo certo dirti chi è il testone tra i due. No, lo so bene. Sai, anch'io non ci avevo mai pensato, sino a che non ne avevo avuto bisogno anni fa, dopo una brutta grandinata che mi ha danneggiato la casa. Adesso sono attentissimo.
Sai che io sono un precisino, quindi studio sempre tutto per filo e per segno. E ho proprio detto a Emanuele che secondo me sarebbe necessario assicurare la casa dagli eventi atmosferici. E tra questi è prevista anche la copertura per il sovraccarico di neve sui tetti. Direi che nel vostro caso sarebbe molto utile. Davvero? Gianni, questa è un'informazione davvero preziosa. Una di quelle che potrebbe vincere persino la cocciutaggine di Emanuele. Posso chiederti un favore? Potresti parlargliene mentre accompagna te e Filippo a prendere il treno? Te ne sarai molto grata. Certo, lo farò molto volentieri. Gliel'avevo già accennato e mi è sembrato possibilista. Ha detto che ci avrebbe pensato su. E questa mi sembra già un'ottima notizia. Comunque abbiamo un po' di tempo lungo il tragitto. Farò in modo di spiegargli bene tutti i pro di un'assicurazione che copra gli eventi atmosferici. Anche perché ormai, purtroppo, sono sempre più frequenti. Hai ragione. Ah, eccolo che arriva. Gianni, ti ringrazio tantissimo per averci fatto compagnia e per averci aiutato in questi giorni. Ma va, ringrazio io voi. La vostra casa è uno dei miei luoghi preferiti al mondo. Prima di andare, prendi una bottiglia del nostro nuovo amaro alle erbe. Ne siamo molto orgogliosi. Come faccio a dirti di no? Arrivo, Emma, arrivo! Questo podcast è stato offerto da Unipolsai Assicurazioni, con soluzioni per la protezione della tua casa 24 ore su 24. Scoprile su unipolsai.it o in agenzia.